Tramontoni, anima e fungo della pallavolo di casa nostra, città sportiva che svolge l'attività esclusivamente a livello giovanile, che con il Mille Volley partecipa al campionato di seconda divisione, poi è arrivato in prima divisione, partecipava a tutte le ragazze della prima squadra, questo direi è importantissimo, provengono dal settore. Giorgio Montori e consiglieri Walter Andreotti, Anna Maria Somente, Ornella Borghi e Sonia Montori. Questo è lo staff tecnico dirigenziale, l'allenatore Roberto Mirizio, le giocatrici, partiamo, Anna Montori, Marica Sassoli, Beatrice Braghiroli, Anna Bertassini, Giulia De Marchi, Irene Andreotti, Maria Ilaria Bianchini, Francesca Corarini. Ragazze cresciute tutte qui, è importante questo dato di fatto, molto interessante, arrivano tutte dal settore giovanile. Questo qua è sicuramente importante. Noi l'anno scorso abbiamo fatto il nostro campionato in prima divisione, abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla. Quest'anno cerchiamo di ripeterci. La possibilità anche di disputare le vostre gare in ottimo impianto. Quanto vi segue il paese? Vorreste un maggior seguito? Giochiamo il sabato pomeriggio, ci sono altri interessi, quindi bisogna pagare. Seguirvi un po' di più. È l'anima. Diciamo bene? Quanto è faticoso poter gestire questa attività? Sono una quindicina di bambini che fanno l'under 13 e under 14. La fatica è riuscire a organizzare tutto, tenere i bambini insieme, farli venire in macchina, tutte le varie cose, bisogna che ci siano un genitore, qualcuno, vari genitori che... Non speriamo, bisogna migliorare, perché si deve sempre porre l'obiettivo di fare uno scalino, non 5-6 alla volta perché è pericoloso, ma un paio. Simpaticissime come tutto il loro staff.